topolini lessi, non so, topolini. Guarda il nastro che bello. Cos'è? A Wad Dog. E che cos'è? Ma un cane che volevo io. Sono il cane cammino. Ma Giusto Bambino ti ha ascoltato in tutto quest'anno. Sì, perché ho fatto da brava a scuola. Dolce Nido. Ho fatto una bella. Guarda, vieni a vederlo. Aspetta che lo tolgo fuori, che non si vede. Dove c'è il nastro? Basta tirare il nastro. Scusa. Ah, è vero, è quello che volevi tu, ma è bellissimo. Toglilo fuori. Mi fate fare un grande lavoro, poverino. C'è lei, ha giocato a rosa. Marta, aspetta. Bravo, abbaia. Bravo. Che bellino. Ciao a tutti, il video di oggi sarà un video tag ideato da una mia carissima amica qui su YouTube, la trovate col nome di Carly S. Ed si intitola il tag Il ricordo più bello. Ho qui tutte le domande e adesso inizio subito a rispondere. Sono 15 domande, parto subito così non perdo tempo, guardo sempre dallo specchietto retrovisore se è tutto a posto, se sta registrando. Ok, la prima domanda. Elenca 3 giocattoli che adoravi da piccola. Dunque, io ho sempre adorato i cavallini, i mini pony, tutti quei giocattolini che a forma di animale, ecco, di animaletti, li ho sempre adorati. Ne avevo migliaia a casa, tantissimi, forse ne ho ancora in qualche bustone. Poi un altro giocattolo, senz'altro, senza ombra di dubbio, le Barbie. Io amavo le Barbie, impazzivo, volevo sempre andare nei negozi di giocattoli per cercare qualche nuova Barbie, se ce n'erano un po' così in commercio, ecco. Impazzivo per le Barbie. Poi un altro giocattolo, sono cresciuta con 3 cugini maschi, quindi giocavo anche con le costruzioni, quindi le Lego, ecco, tutti le conoscerete. Ero un po' un maschiaccio, ecco, mi piacevano anche le macchinine. Poi, domanda numero 2. Un cibo che amavi e che odiavi di più? Un cibo che amavo e che tuttora amo è stata da sempre la pizza. Buona, buona, buona. Io mangerei ogni giorno pizza, se fosse per me. Mentre il cibo che odiavo quando ero piccola erano le minestre, quelle che servivano alla mensa. Alla mensa, proprio quando ero alle scuole elementari, facevano veramente schifo, sembrava acqua sporca, erano orrende, orrende, orrende. Me le ricordo ancora, non voglio ricordarmele, anzi. Poi, domanda numero 3. Un momento divertente passato con nonno o nonna? Qua c'è tutta una premessa da fare. Io ho praticamente sono stata allevata, sono stata cresciuta da mio nonno materno, che ora purtroppo non c'è più, fa un anno a fine di questo gennaio che non c'è più, e mi manca tantissimo, mi manca da morire. Davvero davvero tantissimo, ero troppo troppo affezionata a lui, ho tutti i ricordi più belli della mia infanzia li ho con lui, quindi il momento più divertente passato con lui è quando magari gli facevo passeggiare i cavallini, gli animaletti sul corpo, oppure quando gli contavo tutti i nei che aveva nella schiena. Questo è un ricordo proprio come se fosse ieri, è vivo vivissimo nella mia mente. Poi comunque ce ne sono tanti tanti altri momenti passati con lui, quindi gli davo tantissimo a mio nonno, davvero tantissimo. Magari vi lascerò anche una foto, comunque molti di voi l'avranno già visto su Facebook senz'altro.
Poi, domanda numero 4, la storia più bella che ti raccontavano? Anche qui mio nonno mi raccontava tantissime storie, però la storia che volevo sentire di più erano le favole, le storie che volevo sentire di più erano le favole tipo Barba Blu oppure Cappuccetto Rosso, o non so, adesso non mi ricordo, comunque c'erano tantissime fiabe proprio nei libri di favole che mi leggeva sempre mia mamma prima di andare a letto, e quelle mi piacevano tantissimo. Poi, domanda numero 5, il programma per bambini preferito? Sicuramente senz'altro Bim Bum Bam, e poi il sabato pomeriggio c'era un programma, adesso non ricordo il nome precisamente, però parlava tutto di cartoni della Disney, quindi Topolino, Paperino, tutti quei cartoni che io adoravo, mi piacevano davvero davvero tantissimo e mi piacciono tuttora. Poi, domanda numero 6, il tuo idolo o la tua idola da bambino? Adesso vi sembrerà una fesseria, però quando ero piccola, diciamo quando avevo sì, 10-11 anni, il mio idolo era la mia paladina, ecco, era Xena, la principessa guerriera, mi piaceva tantissimo, la guardavo sempre, la seguivo sempre. E poi, vabbè, ho iniziato a fare arti marziali, quindi da lì la sapete la mia storia. Poi, domanda numero 7, il primo animale domestico. Io a casa ho sempre avuto i pastori tedeschi, adesso nella casa dove sono tuttora non ho il giardino, però prima abitavo in una casa dove avevo il giardino, il cortile, e quindi ho sempre vissuto con i cani, abbiamo sempre avuto i pastori tedeschi, sempre la coppia di pastori tedeschi, avevano fatto anche i cuccioli, anche di questo vi lascerò la foto se trovo qualcosa. Erano adorabili questi cuccioletti di pastore tedesco. Morbidissimi, me li ricordo ancora. E quindi il mio primo animale domestico è stato appunto il pastore tedesco. Poi domanda numero 8. Un viaggio con i tuoi ricordi che un viaggio con i tuoi che ricordi con piacere. Dunque, i viaggi, io mi ricordo sempre che il sabato, tutto il giorno lo dedicavamo anche con i miei zii, quindi con tutta la famiglia, lo dedicavamo alle gite fuori Cagliari e andavamo in quelle pinete in mezzo alla natura, e facevamo i pranzi proprio al sacco, ci portavamo tutto il mangiare, tutto il cibo appresso e mangiavamo così nei tavolini, così in modo campestre un po'. Quelli sono i ricordi. Dei ricordi bellissimi, facevamo queste gite, giravamo tutta la Sardegna. Sì, e con i miei parenti abbiamo girato tutta la Sardegna e lo facevamo ogni sabato, era bellissimo. Che bei ricordi. Poi, domanda numero 9. Qual è la cosa più bella dell'essere bimbo? La cosa più bella, e sarete tutti d'accordo con me, era la spensieratezza, il non avere preoccupazioni, il non avere pensieri di alcun tipo, responsabilità di alcun tipo, vivere così, senza pesi sul cuore, ecco, non sapere che cosa ci aspetta, così, la spensieratezza, ecco. La cosa più brutta dell'essere bimbo. Non devi fare quello, non devi fare quell'altro, magari un po' le restrizioni, ecco, però il resto, oppure, ecco, andare alle mense della scuola, quella è la cosa più brutta dell'essere bambino. Io odiavo le mense, servivano dei cibi veramente orrendi. Ad esempio, mi ricordo le polpette con tutti i pezzetti grossissimi di carote all'interno o di aglio, facevano veramente schifo. Detto proprio chiaramente. Un profumo di cui hai nostalgia. Allora, il profumo di cui ho nostalgia, i profumi sono due. Il primo è il profumo di lavanda che usava sempre mia nonna e quando andavo a casa sua, mia nonna materna sempre, quando andavo a casa sua e mi abbracciava, mi stritolava, mi abbracciava fortissimo, mi ricordo che mi inondava di questo buonissimo profumo alla lavanda. Buono. E poi il profumo di cibo,
di roba da mangiare, proprio di cibo buono, fresco, profumo di minestrone, di verdure fresche, che sentivo sempre quando entravo a casa di mio nonno materno. Lui era un grandissimo chef, forse devo aver preso da lui questa mia passione che ho dentro, proprio che sento nell'anima, questa mia passione per la cucina. Lui era un cuoco formidabile, eccezionale, gli piaceva tantissimo cucinare. E quindi quando entravo a casa sua, che magari un giorno o 2 giorni, ecco, che non andavo a scuola perché magari non so, mi sentivo male, avevo l'influenza. Mia mamma, prima di andare a lavoro, mi portava sempre a casa dei miei nonni materni. E come entravo a casa di mio nonno, mi inondava questo buon profumo di cibo fresco. E lui era felice che io ero a casa con lui perché mi diceva: Marta, vieni, vieni, anzi mi chiamava Nocciolina, diceva: vieni, vieni subito ad assaggiare quello che sto preparando. Era buonissimo, infatti lui mi ha fatto apprezzare da sempre il buon cibo, mi ha insegnato tantissime cose. Poi, il momento che preferivi di più, di sicuro, di sicuro, di sicuro, e lo ripeto tantissime volte, i momenti trascorsi con mio nonno, con lui, quando fischiavamo, lui mi ha insegnato a fischiettare, oppure quando, ecco, ci mettevamo a cantare così, senza pensieri, quando intonavamo queste canzoni antiche con la sua vecchia radio, lui metteva le sue cassette antiche, proprio i nastri, le cassettine che si usavano prima. E quindi ci mettevamo a cantare così mentre lui preparava il pranzo, oppure quando giocavamo a carte, era bellissimo perché, che ridere, mi ricordo sempre questa scena, io che piangevo proprio in modo silenzioso, mi scendevano le lacrime quando perdevo a carte e mio nonno allora anche al turno successivo mi faceva vincere per non vedermi piangere. Era un momento veramente bellissimo. Oppure quando ci riunivamo anche con mio padre, sempre a giocare a carte, e poi tra un turno e l'altro del gioco delle carte, che ridere, prendevamo, soprattutto d'estate questo, prendevamo le coppettine, quelle alla marena, le coppette Samontana, e facevamo a gara per chi trovava più ciliegie dentro le coppette. Era un momento bellissimo perché poi ci mettevamo a ridere a crepapelle tra di noi. Troppo troppo bello. E poi comunque ci sono tantissimi altri momenti che io ricordo con gioia, con nostalgia, con piacere, bellissimo. Poi, il tuo incubo più frequente quando eri piccino, quando eri piccina, senz'altro il perdere i miei genitori, perdere soprattutto mia mamma. Infatti, facevo degli incubi terribili, che magari veniva rapita mia mamma, non che venivo rapita io, che veniva rapita lei, e io che rimanevo sola, era terribile, avevo troppa troppa paura. Quello era il mio incubo più frequente, di rimanere appunto da sola. Poi, che lavoro dicevi di voler fare? Senz'altro la veterinaria. Mi ricordo che io già da quando ero piccola curavo gli animali per la strada, vedevo qualche gattino, lo volevo subito accarezzare e dicevo sempre a mia mamma: io da grande farò la veterinaria. Gli animali mi sono sempre, sempre piaciuti. Poi, la cosa che ti manca di più dell'essere bambino? La cosa che mi manca di più, e lo ripeto di nuovo, è il passare dei momenti con mio nonno. Era bellissimo, veramente. Non aggiungo altro perché poi magari, non so, mi sento troppa nostalgia e mi manca tantissimo, mi manca troppo. Mostro una foto di te da piccolo. Ce l'ho qui. Eccola, vediamo un po' se si vede. Vedete, questo era uno dei miei pastori tedeschi che ho avuto quando ero piccola. Si chiamava Rusty. Era un cane monellissimo. Quando entravano i miei parenti a casa, lui abbaiava sempre. Non poteva vedere nessuno, ecco. Voleva soltanto me e i miei genitori, e i miei zii anche, che venivano spesso a casa. Però se lui non conosceva bene le persone che venivano a casa, anche se erano parenti, non li voleva, li abbaiava.
l'ultima domanda è tagga delle persone che vuoi che facciano questo tag. Io taggo Francesco Lanza. Carissimo, ovviamente sto scherzando, però mi piacerebbe se prendessi in considerazione l'idea di rispondere a queste domande. Sarebbe bello, dai, non lo so, è un tag molto molto carino che a me è piaciuto molto, ci fa, non so, ci fa ripensare alla nostra infanzia, è bello, crea nostalgia un po', mi è piaciuto da subito. Poi comunque taggo tutte le persone che mi seguono sempre, che hanno voglia di farlo, che non l'hanno ancora fatto, perché comunque è un tag un po' vecchiotto, nel senso che Carly l'aveva ideato, mi sembra, l'estate scorsa, ecco. Io ho impiegato un po' di tempo per farlo perché sono stata sommersa da mille richieste di ricette, meglio così, sono contenta. E quindi ho avuto solo adesso il tempo per registrarlo, però ci tenevo tantissimo e l'ho fatto. Quindi ragazzi, spero tanto che questo tag vi sia piaciuto, che vi siano piaciute le mie risposte. Io vi mando un bacione e un abbraccio fortissimo. Vi ringrazio ancora tantissimo per tutto l'affetto che mi date ogni volta. Un bacione e un abbraccio a tutti voi e vi rimando al prossimo video. Ciao!